viene presentato oggi al primo circolo didattico di Mazara del Vallo il dossier statistico immigrazione 2012 e il quaderno UNAR. Allora, accanto a me la dottoressa Maria Paola Nanni, che oggi relazionerà riguardo appunto il dossier. Allora, qual è lo specchio che esce fuori da questo dossier 2012? Lo specchio è uno specchio di stabilità, è una fotografia che ci dice chiaramente, tra l'altro da anni ormai, ogni anno in modo più netto, come l'immigrazione sia assolutamente un fenomeno strutturale che fa parte in modo integrante, per quanto forse per certi versi ancora poco integrato, della società italiana. È un volto dell'Italia di oggi che continua a volte forse a non piacere, ma che resta impossibile da cancellare, da negare, perché è una realtà dei fatti. E quindi una realtà che va gestita con responsabilità, con lungimiranza, e questo dai dati emerge in modo evidente. Sono circa 5 milioni gli stranieri regolarmente presenti in Italia, circa l'8% della popolazione nazionale. Credo che basti questo dato per dare chiaramente l'idea che siamo davanti a una presenza di grande rilievo che non può più essere ignorata. Mazara del Vallo, una città interculturale, sicuramente una città da prendere anche ad esempio. Come viene vissuta a Mazara del Vallo l'immigrazione? Questo forse sarebbe meglio chiederlo ai mazzaresi. Io quello che posso dire, quello che emerge dai dati, è questa presenza assolutamente radicata, storica, sicuramente un laboratorio rispetto a quella che è la situazione italiana, soprattutto la situazione meridionale, quindi una realtà che è appunto fatta intrinsecamente ormai di immigrazione, una presenza tunisina così importante, così forte, e credo una presenza che deve diventare sempre più interagente, se mi passate questa parola, con la popolazione locale, perché una volta si parlava di integrazione. Oggi si tende a togliere una G e si parla di interazione, ovvero di due mondi che devono venire in contatto. Non è solo un mondo che deve inserirsi in un altro, ma sono due realtà che debbono parlare tra di loro per dare poi vita a una sintesi originale, a una nuova società che sia di tutti, in cui tutti possano partecipare sul livello di parità, di diritti, di doveri e anche poi di opportunità per i giovani soprattutto. Accanto a me il professore Annaci dell'Università Core di Enna, un dossier importante presentato in una città come Mazara, una città interculturale in cui soprattutto la comunità tunisina persiste già da varie generazioni. Come viene vissuto questa immigrazione appunto a Mazara del Vallo? Intanto questa non è la prima volta in cui noi presentiamo il dossier statistico immigrazione, che è un documento importante per tutti coloro che si occupano di immigrazione. Poi presentarlo a Mazara del Vallo è quasi un dovere, perché noi dobbiamo continuare a parlare del fenomeno migratorio a Mazara del Vallo e a cercare di sensibilizzare soprattutto coloro che hanno in mano il destino di questa città, a sensibilizzarli affinché ci sia maggiore integrazione nonostante appunto i livelli raggiunti e il terreno fertile, cioè i mazzaresi sono molto aperti da questo punto di vista, ma la politica deve fare la sua parte. Si parla tanto di integrazione, come è cambiato negli anni questo termine, il concetto appunto? Sì, questo è un concetto che ha subito una certa inflazione, è stato rimesso in discussione, adesso molti parlano di interazione, ma io rimango fedele al concetto di integrazione, perché se l'integrazione è reciproca è esattamente quello che oggi chiamano interazione. Accanto a me la padrona di casa, Maria Corte, dirigente del primo circolo scolastico, una manifestazione importantissima. Parlare di integrazione, di immigrazione a Mazara del Vallo, direi che è quanto dire una città interculturale come questa. Sì, in effetti è vero, soprattutto per questa scuola che lavora sull'integrazione scolastica già da 15 anni, quindi possiamo dire di attivare dei percorsi di normalità, perché c'è affiatamento tra le famiglie e tra i bambini, quindi si conduce un'opera educativa molto efficace ed efficiente. In una scuola sicuramente si arriva prima a vedere i cambiamenti negli anni, come è cambiato appunto l'arrivo nelle scuole dei ragazzi, i ragazzi stranieri anche di seconda e terza generazione. Sì, in effetti c'è stato un cambiamento notevole nel momento in cui questi bambini di origine straniera frequentano la scuola dell'infanzia, non incontrano alcuna difficoltà.
perché il mondo delle intelligenze è vario e molteplice, e quindi in un ambiente educativo di apprendimento armonioso e accogliente sicuramente i bambini possono dare il meglio di se stessi e raggiungere risultati efficienti ed efficaci.